Ma buonasera ragazzi, bentrovati. Siamo qui, siamo su Final Fantasy XII. Sì, ho cambiato il gruppo perché devo far allenare anche loro. Purtroppo abbiamo bisogno di tutto il gruppo allenato. Spero che non ci siano problemi di connessione, anche perché vedo che sta perdendo un po' di frame e la cosa mi comincia a dare un po' di fastidio. Ma tecnicamente si dovrebbe stabilizzare fra un attimo. Sta facendo i mille colori la cosa della connessione. Aspetta un momento. Spero che non laghi. Adesso si sta un attimino stabilizzando. Perfetto. Allora ragazzi, io ho fatto un bel po' di cose prima di questa live, ovvero, a parte che comunque potete vedere che il gruppo, fra virgolette, principale, cioè quello che uso maggiormente, è tutto a livello 30, il livello più basso è il 30 appunto. Lars ovviamente non lo conto perché è un ospite e purtroppo prima o poi ci lascerà, mentre gli altri sono 27-28, quindi un pochino di allenamento loro lo devono fare. Come vedete abbiamo un sacco di LP che utilizzeremo, ma non adesso. Per il momento dovremmo fare delle missioni secondarie che ci siamo perse. Io ho fatto un po' di bestiario, ho battuto quelli che mi mancavano, questo ovviamente no. Ho abbattuto questo Melissa, che era quel mostro forte all'interno delle caverne di Zertinan. E ho anche fatto esattamente questo. No, questo umano, i Garif. Allora, ragazzi, i Garif sono un pochino cattivelli, nel senso, si trovano nel passo in cui si trovano gli uccellacci brutti e crassi e spunta al 30% di possibilità, quindi comunque sia non spunta sempre e bisogna ammazzarne diversi perché sono un sacco di pagine, sono 6 pagine di bestiario. Quindi bisogna avere un pochino di pazienza. Se avete lo Zodiac Age con la possibilità di velocizzare come ce l'ho io, fatela, utilizzatela, non vi sentite in colpa perché utilizzate il velocizzo, cioè fatelo. È un quality life migliorato che grazie a Dio c'è. Quindi, fatto questo, non leggeremo ovviamente tutti i mostri che abbiamo preso perché io li ho già letti di mio. Poi ovviamente si vedrà. Per il resto dovremmo fare appunto, come vi anticipavo, delle missioni secondarie che noi non abbiamo ancora fatto, che avremmo dovuto fare tipo subito dopo che si sono sbloccate subito dopo la nostra visita alla Terra dei Garif. Quindi il nostro obiettivo è al momento anzitutto vedere, anzi, intanto, se ho abbattuto un ricercato. Questo ricercato. Buonasera, Xanx, ben trovato. Sì, questa volta sei il primo. Allora, dovremmo aver preso. Non so se l'abbiamo battuto. Non me lo ricordo. Ok, no, dobbiamo fare questa caccia qui, quindi l'Enceladus. Allora, questa l'abbiamo già. Questo ricercato non è niente di speciale, al posto di usare la testa preferisce scalciare con un cavallo pazzo, qua c'è scritto nella guida ufficiale, quindi. Nella Valle del Crepaccio. Ok, Valle del Crepaccio, quindi intanto andiamo a fare questa piccola caccia insieme. Allora, vediamo un attimino nel mappamondo perché ragazzi il mappamondo è il vostro migliore alleato. Prateria, nel Serpente Verde troverete i Garif, ne dovete battere a migliaia. Valle del Crepaccio, quindi si trova qui. Quindi tecnicamente io scendendo la trovo subito. Vi faccio vedere anche dove io ho farmato i Garif, quindi. Allora, metto la mappa a schermo, ragazzi, perché io odio non avere la mappa davanti. Ciao, Ber, ben trovato.
Allora, cerchiamo di evitare il combattimento per quanto possibile. Ovviamente loro attaccano automatically perché sono stati preimpostati così. Aio. Vedete, fa da solo, va bene. Vogliono morire? Facciamoli morire. Facciamo un po' di PHP. È bellissimo. Vado a prendere il libro come da maccio, ok? Va bene. Ti ringrazio. Allora, prendiamo intanto quello che possiamo prendere, per quanto siano oggetti inutili, fra virgolette, che comunque sia. Allora, questa è il passo del soldato, mi pare che si chiama. E qui potrebbe spawnare il Garif di cui vi ho parlato. Buonasera, Vale, ben trovato. Pazienza, ci vuole tanta pazienza perché non è sempre che spunta, tipo in questo momento non c'è. Io l'ho trovato molto più preponderante in questa piccola area o proprio là dentro, che spawnava là dentro. Quindi abbiate pazienza, altre volte spawna un pochino più avanti, quindi state attenti. Basta che lo attaccate, lui non vi attaccherà se non lo attaccate. Enceladus livello 22, va bene, si può, se può fa, se può fa. Siamo a livello 27, quindi se può fa. Noi intanto stiamo facendo un pochino di PHP, che tanto male non fa. Allora, quanto è forte? Quanto è forte Baltiel? Allora, dovremmo andare qua sotto. Allora, ovviamente nella guida non leggerò come batterlo, perché c'è anche come batterlo. Intanto ci sbatto le corna io, poi vediamo un attimino il da farsi. Non datemi suggerimenti da questo punto di vista. Ruba normale, pozione raro, geomagilite, molto raro, briglia di schiavo. Ok, non penso che riusciremo a rubare qualcosa, perché al solito manca il coso del ladro, però ci proviamo, eh. Dov'è? Dov'è il ragazzone? Dov'è il ragazzone? Che non lo vedo. Ok. Scusate un po' il mal di mare del... Si è cassato Shell, il maledetto. Allora. Ehi, me lo puoi prendere? Grazie, un etere. Non è spawnato. Why the fuck non è spawnato? Forse è dalla parte giù? Dalla parte giù. Ma devi capire anche come farlo spawnare il ragazzo. Ah! Tecnicamente abbiamo appena letto che bisognerebbe ammazzare tutti quanti i VU che ci sono qua presenti, quindi io l'ho fatto. Perché non spawna il figlio di Trota? Tanto e poi questo me lo puoi dire, lo accetto questo suggerimento. Vedo anch'io nella guida ufficiale che cosa dice. Allora. Finché non avrai ripulito la zona dei WoW, fatti strada fino al versante ovest della valle. Esci e rientra. Perfetto. Semplice ed efficace. Molto se era più semplice di quanto immaginassi. Bene, usciamo e rientriamo e picchiamo.
perché è giusto picchiare. Dove me ne sto andando? Mi voglio buttare giù dal crepaccio, a quanto pare. Baltiel non lo fare, sei il protagonista più bello che c'è. Sei meraviglioso proprio. Hai spawnato! Che te stai castando? Qualcosa? Te sei castato Shell? Aspetta che ora ci pensiamo noi. Allora, magia bianca, mi pare che Dispel noi ce l'abbiamo. Yes! Vadi, amica mia. Vai, Panaero. Vada, Panaero. Kill him. Burn it. Vabbè. Io non vedo le HP però. Io non vedo gli HP di sto coso. Ah, ok, li sto vedendo. Ah, ragazzi, dovevo. Idro lo dovrebbe fare automaticamente perché nemico debole. All'acqua ho messo idro nel coso, quindi tecnicamente se c'è lo dovrebbe fare da solo. No, magie tecniche. Fran non sta rubando niente, ragazzi, eh. Fran non sta rubando assolutamente nulla. Ho rubato una misera pozione, perfetto, ottimo. Immagino che adesso mi dirà che non ha niente. Non possiede niente. Non abbiamo idro a quanto pare. Perdonate, eh? No, non abbiamo idro. Ecco perché, spiegato l'arcano. Non c'è idro. Quindi pazienza. Moriranno lo stesso, non è un problema. Sì, ma non abbiamo idro, Xanx, quindi. Abbiamo risolto il mistero. Vabbè, tanto è morto, comunque non è un boss difficile, specialmente perché non è brutto dirlo, nel senso è triste dirlo, ma Penelo da Mago Bianco ti risolleva il party tempo niente, cioè è utilissima. Larsa poi si aggiunge anche a questo. Ok. Una foglia di Elmunea. Fine della caccia. Bene. Ottimo. Facciamo un curello generale. Vedete quanto cura, cioè è utile, per quanto non sia un personaggio di chissà quanta profondità, Penelo è utile, molto utile. Allora, fatto questo, io direi di andare avanti, quindi di consegnare intanto questa missione, dovremmo ritornare al villaggio dei Garif, che non mi ricordo dove diamine si trovi. La terra dei Garif, quindi dobbiamo tornare indietro e girare da questa parte e andare all'ultima uscita. Va bene. Andiamo a consegnare questa cosa, va? Via! Facciamo il velocizzo? Ma facciamolo sto velocizzo, su via! Le missioni secondarie facciamole un pochino più rapide, anche perché poi dovrò ovviamente staccare alle 6:30. Anzi.
Siamo anche abbastanza fortunelli nel fatto che non abbiamo iniziato troppo tardi, perché ero di pulizia oggi. Bene. Io intanto qualche patch me la sto facendo, mentre stiamo andando avanti. Bene, allora. Siamo sti cavalli. Ammazziamo sti serpentelli. Ok. Perfetto. La comodità di avere quella cacchio di mappa sempre a vista. La comodità, ragazzi. Si chiama comodità. Ammazziamo sto serpentello. Ok. Serpentello. Andremo a fare altre missioni, ovviamente. Quindi stay focused. Ok. Mi dispiace, Chocobi. Mi dispiace tanto, Chocobi. Level up di Larsa. Cioè, l'unico che non doveva fare il level up ha fatto il level up. Perfetto. Ancora. Perfetto. No, Chocobo, esatto. Purtroppo. Purtroppo. Non mi ricordo chi era, non era il guerriero. Oh sì, uno dei guerrieri mi pare che era che dava la missione. Non è questo. No, dov'è il tipo? Forse è lui? No, è il mappiere, lui. Dov'era quello che ci ha dato la missione? Non me lo ricordo mica. Forse uno di quelli? Non è un guerriero, è qualcuno che ha un nome, quindi tecnicamente. Qualcuno deve averci. Giovane Garip, aspettate. Ora leggiamo anche il bestiario, ovviamente. La lista dei ricercati. Non è Nanau, è. Dove cacchio era? Bugerba, non lo sto trovando più, ragazzi, è allucinante. Questo è l'anziano Jugum. Jugum, ok, sulla collina degli antichi. Collina degli antichi a Jahara. Terra serena, ok, collina degli antichi sarà quell'altra parte. La collina degli antichi sarà qua. Allora, hai idro che si chiama acqua, ma nella guida che ho io dice che è debole ad acqua, ma in effetti visto che Balte ti ha fatto aereo è debole al vento, quindi tutto normale. Ok, bene. Aisen. Non è lui. Voi parlate? No, non parlate manco. Se ve prego, allora. Uno di questi deve essere. Lui è. Anziano Garip? No. È lui. Oh, eccolo lì. Hai eliminato Enceladus? Ottimo lavoro. Quando ho saputo del sistema degli annunci non ho potuto resistere, così ho insistito con gli altri del villaggio. Non avrei mai immaginato che sarebbe venuto un bambino come te. A dire il vero, ero un po' deluso. Invece hai stupito tutti dimostrandoti un perfetto guerriero, un vero cacciatore. Accetta questo come ringraziamento da parte nostra. Amuleto d'oro, un altro. Allora, mi piace, mi piace. Allora, fatto questo, leggiamo il nostro mostro dal bestiario. È una classe D, un subschiavo, ovviamente. Madonna quanto è brutto. Cioè, è un golem di roccia, praticamente muschio. Allora, ingigantitosi durante il lungo processo evolutivo, è il più antico schiavo esistente. Una parte del corpo si è ormai fossilizzata. Le numerose spade e gli archi conficcatisi nel corpo sono armi antiche.
Non le avevo notate le armi, adesso le sto notando, cioè sia frecce che spade. Le faccio notare. Questa è una cosa molto figa. Si suppone venisse utilizzato per il trasporto di merci. È stato registrato come ricercato da alcuni garitti interessati alle attività del clan. Allora, aspetta i mostri rari della giungla. I mostri rari della giungla dove sono? Quali sono i mostri rari della giungla? Nel frattempo che fate pace con questa cosa, io vado a Rabanastre e completiamo una piccola missioncina. Sì, quella delle viere, però quali sono questi mostri? Più o meno mi so orientare oramai. Però devo sapere quali mostri ci sono, che spawn rate hanno, perché se hanno spawn rate basso è inutile. Andiamo avanti, poi si farà in secondo momento, eh. Tanto c'è sempre tempo e luogo per tornare. Allora, detto questo, abbiamo detto che ce ne andiamo a Rabanastre. Usiamo un teletrasporto e ce ne andiamo a Rabanastra. Allora, una volta in città dobbiamo parlare con la Viera Cuore solitario vicino alla scuderia dei Chocobo alla porta sud. Dove cacchiarola è questa? Cuore solitario, ciao, sono appena arrivata. È la prima volta che visito la città. Da tempo sono in cammino alla ricerca dell'incontro della mia vita, ma non sono molto fortunata. Ora ti devo salutare, vado a fare un po' di acquisti. Dopo il lungo viaggio ne ho bisogno. Beh. Perfetto. Dobbiamo andare alla gambitteria. Gambitteria. Che madò. È là sopra, mi sa. La Madonna. Allora. Andiamo. Let's go! È una missione molto semplice questa, ragazzi. È un andare a parlare fino a quando non finisce la missione. Che livello sono? Quello che vedi, il massimo livello è il 32, escludendo l'Arsa che è il 33. Dal 27 al 32. Allora. Dobbiamo andare alla gambitteria. Questa è la tecnicheria, quindi la gambitteria dovrebbe essere quella con il rombo. Ce ne sono 2, 3 al 24, 25. Mettimi quali sono, che vediamo se è il caso di farli adesso o se farli poi. Gambitteria. Baviera, eccola qua. Ci incontriamo così spesso che comincio a credere che sia il destino a volerlo. Scherzo, dai, non fare quella faccia. Non so, comincio a sentirmi a disagio, come se qualcuno mi stesse fissando. Forse è meglio che vada, mi è venuta anche sete. Andò a bere qualcosa. Vabbè, questo non c'è manco bisogno di capire dove se ne sta andando. Andiamo alla taverna. Deve andare a bere qualcosa, andiamo alla taverna, direttamente. Comincio ad apprezzare la musichetta di Rabanastro. Comincio ad apprezzarla. Mi sa di tranquillità. Allora, la taverna è qua, né? Giusto sì. Questa potrebbe essere o Penelo oppure i giocatori maschi. Ma più Penelo. Che cosa, Xanx? Non ti sto capendo. Allora, dov'è la Viera? Sopra.
guarda come si è messa. Tusbrex. Ma guarda che combinazione, questa volta è il destino che fissa la via mentre parla con Van. Ah, ok, questo sì. No, no, niente. Ogni volta che cerco di parlarti ho una strana sensazione, come se qualcuno mi stesse minacciando da lontano. Ok, è Penelo. Vuol dire che per qualcuno sei molto importante. Ah, anch'io voglio una persona che mi faccia sentire amata. Non conosci nessuno? Nessuno che sia un po' interessato a me? Io potrei conoscere la persona giusta, signorina. Io potrei conoscere la persona farza giusta. Andiamo alle porte. Alla piazza centrale. Esatto, quello della fontana, esattamente, Xanx, pensavo proprio a lui. Andiamo a parlargli. Che forse qualcuno lo conosciamo. Ok. Andiamo da questa parte. Bucio di culo, quello della fontana. Frate, fatelo dire che non lasciare scappare. Beh, devo dire che se ne esce con una viera, diciamo che non è che è poco, va. La Viera ora è alla taverna. Devo fare qualcosa, così sto troppo male. Non potresti dirle tu quello che provo? Magari anche lei vuole conoscermi. Ma porco di quel Giuda. Ma cacciare fuori le palle, no? Ti prego, farlo per me. Va bene. Tu sì che sei un amico. Ah, e adesso torniamo a Rere. Traduzione dal siciliano, torniamo indietro. Nel frattempo che Xanx ci indica quali mostri rari potremmo incontrare nella giungla, nella foresta. Questo è un momento solenne, ragazzi, eh. Cosa c'è? Sembra che tu voglia dirmi qualcosa. È così? Devi dirmi qualcosa? Le dico dell'uomo in Piazza delle Porte. Giura? Allora non ho tempo da perdere qui. Ti saluto, grazie del messaggio. E lei ci va, cioè magari è tipo un bruttone allucinante di quelli proprio che... Beh, però ci va intanto. Midgar Storm per gli amici Peppe, sentiero senza luce il 20%, ok. Ora andremo a trovare Peppe se possiamo. Allora, torniamo qui. Guardali che sono carini. Chi si vede? Ora stiamo assieme, sai? Non... Ed è merito tuo. Grazie a te ho trovato l'uomo della mia vita, forse. Non ho più motivo di continuare il mio viaggio. Accetta questo dono come ringraziamento. Grazie ancora. Un arco di Loxley. Bello. E due gran pozioni. Sono certo che staremo bene insieme. Dovrei ringraziare l'altra Viera e la Via Pirata. È vedendo loro che mi sono innamorato. Ah ah ah. Balthier e Fran. Speriamo che sia davvero l'uomo della mia vita, altrimenti con queste sono 63 volte che resto fregata. E beh, vivi troppo a lungo, figliola mia. Vivi troppo a lungo. Allora, detto questo, vediamo un attimino se Fran questo arco sia migliore dell'arco elfico. Vediamo, eh. Arco di Lo... la Madò, sì. La Madò, sì. Ma sì. Ok,
Fatto questo, ce ne possiamo andarcene. E ce ne possiamo andarcene, vi dico subito dove. Allora, dobbiamo fare una missione secondaria, che è la guida principale, quindi la guida ufficiale di Final Fantasy XII, dice di fare, che si può fare anche adesso, è un pochino complessa, ma con la partecipazione di Larsa si, diciamo, ammorbidisce. Allora, vediamo un attimino dove mi dice di andare. Allora, questa caccia è una chiave indispensabile per poter completare delle altre missioni parallele. Allora, non ci ho capito niente di quello che ha detto, quindi andiamo, perché abbiamo preso questa caccia, quindi lista dei ricercati. Noi tecnicamente dovremmo fare questo. La chiave di Sorbet è finita in pasto a Mus Bianca. Mus Bianca si trova nell'area livellamento ovest dei canali di Garamsite. Quindi, allora, vediamo, idroga, Madonna, questo è forte comunque. Dobbiamo andare nei canali di Garamsite. Ora devo ricordarmi dove sono sti fottuti canali. Quindi andiamo. Mappa mondo, perdonatemi. Rabanastre. Dove cacchio sono i... Ok, nella città bassa. Quindi devo andare a sud, mi pare. Sì, appunto. A sud, nella città bassa. Ma io mi ricordavo, sto diventando brava a ricordarmi le cose. Allora, Antriumo. Antriumo, Antriumo, Antriumo. Poi andiamo un pochino avanti, dopo queste missioni. Proviamo a vedere se possiamo prendere questo Midgar Storm, se non l'abbiamo già preso, perché è possibile che l'abbiamo già preso, eh? Allora, canali di Garamsite. Corriumo, corriumo. Shantiumo, shantiumo, perché giustamente nei canali si scende. Quindi Shanturre. Ok, canali Agnium. Allora, abbiamo detto che si trova nel livellamento ovest. Canale principale. Ok, canale principale, livellamento ovest, quindi si trova in quest'area. Let's go! Let's go, let's go, let's go. It's time. Scusate, ho fatto un pochino la telecamera un po' minchia, però capito. Allora, dobbiamo andare da questa parte. Aspettate, non devo andare da questa parte, o sbaglio? E stiamo ammazzando da qui praticamente, sti cosi. Non dobbiamo andare qui, o sbaglio? No. C'è qualquadra che non mi cosa, ragazzi. Ah, tu da dove sei salito, scusami. Mi perdoni tantissimo, signore. Ci
Ah, mi ha ucciso. Ah, mi ha ucciso. Allora. Dove che cosa definisce Baltier? Magie, bianca, energia. L'ha ammazzata sto robo, grazie. Ok, level up tra le altre cose, perfetto. Allora, squadra, perdonami Penelo, ma nope. Perché da qua non posso scendere? No, da questa parte si entra. Ok, perfetto. La stavo trovando. Il giusto posto per andarmene. Adesso si ragiona. Ragazzi, scappate. Aspettate. Un'ampolla di sabbia Sokai. Ah, ma c'è un malboro. Ma sono spawnati altri remagno. Remagno? E questo qui è il mostro raro forte? È lui? Ma quello là del budino bianco. No, ok, va bene, allora lui si può battere, dai. Ruba. Ah, mi ha addormentato, bottana di Eva. Non ho rubato niente, vaffanculo. Ah, se te ne sei andato, non te ne andare! Scusami. Se sta andando così. Dice ok. Ah, intanto fatemi ammazzare questo qua, eh. Prendo lo fiore di Bolboro. Va bene, ora si può attaccare. Let's kill him. Let's kill him. Please, prima che muoia. Merda. Valtier, però se magari ti svegli sarebbe anche una cosa buona e giusta, eh? Dov'è Penelo? Ah, non la potevo. Ok, si sveglia. Oh, oggetti, coda di Fenice, grazie. Perfetto. Kill him this bitch. Dai che sei morto, va. Va bene. Oggetti. Coda di finirci, ne dobbiamo buttare. Larsa, riprenditi. Ok. Intanto prendiamoci questi. Scudo vulcano. 60 guidi, vabbè, ok, mi sta bene. Mi sta bene. Questa parte non ci possiamo andare, dobbiamo andare sopra, abbiamo detto. Andiamo sopra, da sopra, come ci andiamo? Da qua ritorniamo indietro, quindi da questa parte forse dobbiamo andare.
Ma qua c'è una via bloccata. Comincia ad odiare questo posto, ragazzi. Comincia ad odiarlo. Qua si scende solamente. Comincia ad odiarlo. Va bene, allora. No, qua stiamo tornando indietro. Faresti meglio a scappare. Abbiamo detto che dobbiamo fare questa caccia, quindi la facciamo questa caccia. Che ci siano nemici livello 50 o meno. Anche perché non ci stiamo inoltrando più di tanto. Dobbiamo solamente raggiungere quel cacchio di posto. E mi state dicendo che si raggiunge da sopra. E io qua da sopra non sto vedendo come raggiungere questo cacchio di posto. Obiettivamente parlando. Ok. La raggiungeremo. Ce la possiamo farcela. Ce la faremo. C'è qual quadra che non cosa però. Perché io non posso passare dove c'è l'acqua. Io non posso passare dove c'è l'acqua, quindi quel cacchio di posto, come cacchio lo raggiungo? Da dove l'ho raggiunto la prima volta? Forse da questa parte. Forse da questa parte. Facendo un giro un pochino più largo. Aspettate, eh? Ora ne veniamo a capo. No, non ne veniamo a capo manco per il ca. Lo stai vedendo a schermo la mappa, Sans? È a schermo messa. C'è acqua da tutte le parti. Fino a quando c'è l'acqua noi non possiamo scendere. C'è un modo per chiudere l'acqua. Ok, no. Tutto a sinistra, quindi dall'entrata, da qui dove siamo entrati, tutto a sinistra, quindi tutto da questa parte. Non possiamo andare tutto a sinistra. A sinistra della mappa, dici, non la mia sinistra, hai ragione. Quella è la destra della mappa. Tutto a sinistra, eh sì, vabbè. Tutto a sinistra, no. Non possiamo andare da nessuna parte, tutto a sinistra abbiamo un vicolo cieco. Tutto a sinistra abbiamo un vicolo cieco, eh. Io ci sto provando ad andare da quella parte, ma non mi fa andare. Quindi tecnicamente. Allora, ecco perché questi sono più forti, quindi sono dei nuovi mostri. Allora, aspettate, eh. Vediamo, eh. Ecco,
sì, però vaffanculo, eh. Ma guarda come se la prende con Fran, sto merda. Ce la possiamo fare. Oh. Sì, comunque danno un botto di esperienza questi qua, eh. Allora, mi dispiace, ma è qui la parte giusta. Esce da sto labirinto, di faccia la parte superiore e non scenda. E fatti in modo che tu possa raggiungerlo. Va bene, ora vediamo. Ah, proprio sono dei nemici nuovi, non sono esattamente dei... I understand. Fatti in modo che io possa raggiungerlo, quindi andiamo. Andiamo, eh. No, così si fa semplicemente il giro. No, qua si fa il giro. Ok, forse stiamo arrivando a un punto, ragazzi, perdonatemi, eh. Madonna, quanto è brutto sto Marlboro con i baffi. Ha i baffi sto Marlboro, oltre alla corona, oddio. Sei molto bello, Baltir. Ma questo stra primo piano, no? Ok. Ok, aggiriamoli a uno a uno perché ho paura che finiamo malissimo in questi canali. Ecco. Scegli un altro leader. Quanto è bella, Fran. Cominciano ad essere troppi sti tipi. No, Rigene no. Ok, dai, dai, l'ultimo colpo a sto schifo. Ok, perfetto, andiamo all'altro. Larsa, mi raccomando a te. Ok, non è debole niente quel coso se attacca semplicemente Baltiel. Ok, level up. Vai, Baltiel. Ok. Aspettate che diventano tutti quanti colorati giusti. Posto? Perfetto. Ritorniamo con il nostro leader. Allora, dunque, tecnicamente no, non dobbiamo scendere qui. Possiamo anche andare da questa parte. Vadi, kill him. Sei molto bello, Baltir. Diciamo che Fran ha scelto bene non solo per l'aspetto ma anche per il carattere. Sì, ha un carattere molto compagnone, Baltir, però è quel compagnone interessante, non stupido. Ok. Ma lo sapete che adesso mi prude il fatto che voglio fare sti mostri, vero? Vabbè che ci dobbiamo tornare qua. Allora, dov'è la merda bianca? Oh no, quel coso si... Se usiamo la magia, quello si aggra. Oh no! Oh no. It's finished. È finito. Allora.
Ma uccidete sto coso invece di pensare al deficiente lì? No, devono pensare a quell'altro. Vabbè. Sto coso spara merda addosso agli altri. Via, via, fuggi, 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 fuggi. Non ti serve, non ti serve, non devi andare qua. Devi andare nella prossima area. Vai, vai, via, 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 via. Poi, un giorno, un giorno. Prima o poi. Eccolo il merda. Sto coso non va bene però. E qui però quella elementare non va bene. Vabbè, intanto se muoiono loro entrano gli altri. Entrano gli altri. Vai. Ah, giustamente. Entrano gli altri ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Ah, giustamente c'è l'elementale, aspetta, 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 perché c'è questo merda dell'elementale che noi stiamo morendo come le merde. Aspettate, eh. Scappiamo, 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 scappiamo. Allora. Oggetti. Coda di fenice. Su Ash. Ah no, Ash è stata rianimata. Bash, esci un attimino. Fai entrare Penelo. Oggetti. Coda di fenice. Ce la possiamo farcela, ragazzi, eh? Vai, Penelo, cura. Perfetto, poi facciamo una bella cosa. No, ancora è rossa. Ok. Magie tecniche bianca. Energia. Tanto il ricercato non scappa, sì, quindi adesso togliamo chi fa magia. Ok. Andiamo. Ritentiamo. No, perché? No, perché? No, perché? Cazzato come una bestia. Però di essere gli facciamo un po' male, eh? Poco, molto poco in realtà. Molto poco. Esci due schermate. Ok, va bene. Kill him. Vabbè, che lui deve attaccare, eh. Comunque qua serve qualcuno che cura, eh. Mi sa che Ash adesso la togliamo. Ok. Bisogna qualcuno che cura. Perfetto. Usciamo, abbiamo detto, di due schermate, quindi facciamo così. Ciao. Vabbè. Chi è che si è addormentato più? Ah, Bash è qua. Lars è qua. Dov'è Bash? Ah, stava attaccando quell'altro deficiente. Vabbè, dai, però, eh. Penelo, ecco. Ma basta. Eh sì, vabbè. I status alterati, ovviamente. 25.000 status alterati. Buonasera Antonino, ben trovato. Va tutto bene. Allora. Sono un po' fortini comunque in questo coso. Non capisco perché mi abbiano.
tecniche. No, tecniche no, dovremmo fare magia bianca, triaca su me stessa. Ok. Poi magie tecniche, bianca, triaca su Van. Ops. No, tu dai una coda e li finisci. Tornato. Tornato in auge. Antonino, non ricordo chi ho battuto e chi non ho battuto, poi lo vediamo. Siamo comunque in pari con le missioni secondarie, quindi probabilmente abbiamo battuto. Se no, è rimasta lì. Allora, dobbiamo uscire da questo posto. Tremendo. Allora, usciamo, ok. Due schermate. Ottimo. Ci ricuriamo per l'ennesima. Magia bianca. Tu la puoi usare? No, non la puoi usare la magia bianca. Mi hai mentito. Ok, aspetta, allora. Lux. Dobbiamo farlo su Penelo. Poi Lux. Ah, vai. Lux su Van. E poi dobbiamo curare almeno il mutismo di Larsa. Ok, non l'abbiamo ancora fatto, si farà quando sarà il momento. Allora, per il momento siamo su quello schifo bianco. Abbiamo detto vocal su bassa. Perfetto, l'ultima magia che fai, mi fai un bell'energia di gruppo. Perfetto, andiamo. Let's go, mannaggia. Non dobbiamo scendere, quindi non è questo il posto. Devo andare. Ma mi sono persa un'altra volta, aspettate. Odio questi canali. Li sto odiando questi canali, signori miei. I hate this. Ok, ci siamo. Allora. L'elementale sta buono lì, per favore. Ok, dai. Adesso non si dovrebbe triggerare l'elemento. No, perché? Anche con la magia bianca si triggerà sto coso. Anche con la magia bianca non ha senso sta cosa, Carosi. Qualsiasi magia. Vabbè, ok. Va bene. Prendiamo altre due schermate per l'ennesima volta. Tutte, va bene, adesso disattiveremo tutte le magie, ragazzi, che dobbiamo fare.
Perfetto. Tanto abbiamo fatto un level up con Bash immeritato perché non ci serviva, però va bene, ok. Ce la possiamo farcela, oggi? Ad andare un po' avanti. Era troppo bello la scorsa volta per essere vero. Era troppo bello per essere vero la volta scorsa. Fatto? Fatto. Allora. Ok. For the moment. Di due schermate, quindi cambiamo questa schermata. Lì tra l'altro c'è un salvo cristallo, quindi quasi quasi ne usufruiamo un attimino. Può sempre scappare dal lato dove c'è il budino. Sì, hai ragione, non ci ho pensato, ma oramai stiamo ballando da questa parte, balliamo. No, non voglio salvare. Volete questo e questo vi diamo. Gioco, è questo che vuoi da me, ti darò questo. Tra le altre cose, ragazzi, ho completato al 100% Hyrule Warrior. Quella missione secondaria di cui vi parlavo alla fine l'ho battuta. I did it. Con un poco di strategia, but I did it. Il che mi rende molto orgogliosa. GG, esatto. Good game. Prima o poi ve lo porterò a Hyrule Warrior. È carino come cosa. Elemento ora non cagare il cacchio, eh? Ma non stiamo usando magie, eh? Aspetta. Non stiamo usando magia, non cagare le palle. E lentezza, sonno, se, vabbè. Altre due cose. Ora svegliamo il nostro damerino, eh. Ecco, so. Ok. Gli usiamo una gran pozza su Larsa. Poi usiamo, no, magie, oggetti. Perché due volte dalla schermata? Già siamo uscite due schermate, eh? Bacio del principe, te. Un po' di sano yaoi, te. Ok. Ok. A uno prendiamoli. Cecità, veleno. Antidoto. Antidoto. Collirio. Ok, no, ha solamente lentezza, bascio, ok. Oggetti, un altro collirio. Tecnicamente sono le azioni in coda, quindi. Eh sì, vabbè, dai.
Li killate sti cosi, per favore. Guardate quanto sono maledetti però, eh. Madonna, come grida quell'altro. Allora, aspetta. Cosa gli finisce? Coda di finish. Oddio, mi sprude l'apoteosi. No, vabbè, non c'è bisogno. Penso che lo possiamo battere anche senza le magie. L'importante in questo momento è killare questi due praticamente. Bascio, tu che sei quello che fa più danni. Panacea. Vabbè. Vabbè, sì, però, eh. Ok. Io un'altra panacea me la gioco e la gioco su Basher, che se no muore. Perché non abbiamo usato magie? Sì, però vabbè, siete stronzi, eh. Ah, ok. Non mi sta attaccando. Mi sono spaventata a morte. Ok. Per favore, l'ho killato sto coso. Oh, l'ho killato sto coso, Dio santo. Questa è una delle missioni secondarie più stronze che abbiamo fatto in questo momento, eh? Lo uccidete sto robo? Ma è spuntato pure quella. Vabbè, dai però, eh. Dai però, eh. Ok, va bene, l'importante è che hai missato male. Ah, mi ha avvelenato tutti, perfetto. Allora, oggetti. Antidoto, poi. Oggetti. Antidoto su Bash, poi. Oggetti. Antidoto su te stesso. Vabbè, comunque è impossibile, eh? Chi devo scegliere? Non è qua, vieni, vieni, andiamo, andiamo. Allora. Ci sono arrivata molto sottolivellata. Perché? Che livello è? Perdonami. A questo punto sono veramente molto curiosa. Allora, se è a livello 15 come faccio ad essere sottolivellata? Anzi, sono a livello 30. Proviamoci. Proviamoci. Ok, vienici. Fatti qua con me, vieni, vieni che ti meno tantissimo, ti faccio male. Però qualcuno mi deve usare triaca.
Bianca, Triaca su Tran. Oggetti antidoto su me stesso e sto morendo. Aiuto! Ecco. Ragazzi, non si vede un tubo. Ok, adesso sì. Che cazzo. No, 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 però, no, però così, può essere. Può essere che ci sono nemici anche nel pertugio del. Telecamera, ti prego! Coda di fenice sull'arsa. Eh sì, vabbè. Coda di fenice su Penelo. Vabbè. Penelo, ma tu che cosa stai facendo? Te la stai grattando? Ma. Oggetti. Eh sì, vabbè. Va bene, ok. Va bene. Abbiamo fatto il primo game over della giornata. Vaffanculo, però. Usciamo un attimino perché qua c'è qualquadra che non cosa. Qui c'è qualquadra che non cosa. Allora. Vabbè. La guida ufficiale andava anche prima a sto boss, eh? Allora, oggetti, coda di fenice. Oggetti, coda di fenice. Ho sbagliato a usare la coda di fenice? Ah, ecco. Perfetto. Ci siamo tutti? Abbiamo dato, perfetto. Ora lei farà lux su tutti. Ok, ragazzi, non ha senso scappare. Non ha senso perché questo, ripeto, questo coso dovevamo farlo ancora prima. Cioè, la guida ufficiale ti dice, se ce la fai, provaci. Quindi tecnicamente tu già dovresti essere a livello in grado di poterlo battere. Di mezza ghiaccio questo è. Anello di Tormalina. Collare di Giada. Azzera gli MP. Mi verrebbe in mente l'anello di Tormalina, ma.
Difesa fisica 15. Difesa fisica 15 non è niente. Ci devi pensare cosa? Tu devi curare. Tu devi curare da cecità. Ok. Ok, riproviamoci per l'ennesima. La sfiga qui è la presenza dell'idroelemento. Perfetto. Lo killi sto tipo prima? Lo killi. Ah no, c'è l'idroelemento. Madonna, è spawnato pure quel test di. Calma, è sangue freddo. Giusto, calma e sangue freddo. Giusto, no? Calma e sangue freddo. L'idroelemento era là sopra, mo è spawnato così a buffo perché così ci andava al gioco. Passeremo il resto del gioco praticamente a fare questa cosa. Ok, portalo da questa parte, portatelo da questa parte. Abbiamo detto è debole a Morfeo, ora glielo facciamo, dov'è? Ah no, io ce l'ho qua. Magia. Nera. Mazzunno. Ecco. No, non ci posso credere. Si è liberato subito dal Morfeo. Dov'è che è debole al Morfeo sto coso? Mancato addirittura. Vabbè, domani va. Oh. Ah, perché lo attaccano fisicamente. Per questo si sveglia ogni 2 secondi. L'attacco fisico. In questo momento tu. Vabbè. Facciamo questa bella cosa, va? Allora, alleato in status veleno, così. Alleato in status cecità, ci mettiamo un bel lux. Uso solo Baltiel, ora sto facendo questo. Lei continua con Lux, anzi glielo possiamo togliere a lei, visto. Vabbè che lei fa triacra. Ok. Tecnicamente così dovrebbe funzionare. Morfeo. Vediamo, che cosa succede, eh? Vediamo che succede. Ok. Ora dovrebbe attaccare solo di magia. Ma Larsa, cazzarola. Ah. Mi ero dimenticata di sto deficiente.
Ritorniamo. Vabbè. Eh sì, vabbè. Vabbè però, eh. Chi si è spawnato mo? L'elemento, vabbè, ok. Ragazzi, io me ne sto andando da qui, faccio il game over. Io me ne sto andando da qui, non ha senso sta cosa. Si spawna l'elemento. Vabbè. Vuol dire che non si doveva fare sta cosa, va bene. Rimettiamo i gambit come erano. Allora, questo era alleato di Status Crisi, mi pare che era, e faceva pronto soccorso. Vabbè, queste le possiamo anche lasciare. Vabbè. Allora, io non capisco il perché a questo punto la guida ufficiale dia la cosa di poterla fare adesso. Allora. Vediamo, effettivamente come difficoltà lo dà veterano superiore, quindi non perché me l'hai messa qua, stupida guida. Vabbè, ok. Vabbè, comunque sì, è inutile piangere sul latte versato, non abbiamo fatto un emerito nulla. Andiamocene. Velocizzo. Ok. No, 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 fuga, eh. Non usate elementi e qua siamo persi. Nelle corna che tenete, nelle corna. Ok, via 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 via. No, vabbè, dai. Cioè io devo ritornare indietro da quella parte, mi state dicendo. Killate sta merda, per favore. Uccidiamo questo tipo. Perfetto. Allora, cerchiamo di capire come uscire da questo posto infernale. Che giustamente siamo bloccati, quindi probabilmente dovremmo rifare tutto a ritroso così sperando di sopravvivere.
appunto. L'elemento qua è pronto per farci. Eh sì, va. Mi fai passare. Andiamocene via. Dobbiamo fare il percorso di Dross. Non so chi è che si stia ammazzando. Ah, Penelo che c'è il veleno, va bene così. Ok. Andiamocene via. Quello è morto, va bene Larsa. Ok. Mi sa che non è di qua però. Non è di qua che si torna su. È da questa parte. Mi fate andare via da questo posto, vi prego. Gioco, mi fai andare via da questo posto, ti prego. Da me. Ok, da questa parte. Oh, via, ciaone. Allora. Fatto questo, andiamocene da qui. No, non voglio salvare fino a qui, ho sprecato un fottio di cose per nulla, ma va bene così. Questa non è nemmeno la mappa peggiore, perfetto. La cosa mi renderà serena e mi rincuora. Allora, andiamocene via. Quindi dobbiamo andare di nuovo alle pianure di Ozmone e dobbiamo raggiungere le miniere di henne. Allora, devo capire però dove si trova la pianura. Ora la vediamo. Corriamo via da questo posto infernale, per favore. Allora, qua si sale direttamente a Navanastra, a me mi conviene andare proprio giù. Me conviene proprio andare giù. Quindi qua. Allora. Torniamo. Uso il teletrasporto, andiamo a Jahara, la terra dei Garit. Allora, dobbiamo andarcene. Dobbiamo andarcene nelle miniere di N. Io devo capire dove si trovano queste miniere, perché Zertinan giungla, terra dei Garif. Dove cacchio sono? Vabbè, intanto usciamo, va. Allora. Tra le altre cose è spawnato il tipo. Intanto ammazziamo la Viper così giusto per gradire.
Allora, io sto andando, ragazzi, abbastanza rapida, mo, che non ho proprio voglia. Cerchiamo di raggiungere quanto più velocemente possibile la nostra destinazione. Ok. Spawnano robe. Ok. Allora, dobbiamo andare. Dove c'era quello che ci dava il chocobo? Scappa, 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 non mi interessa. Dai, forza, veloci. Rapidi e indolori. Rapidi, rapidi. Allora. E qua è dove c'era il tipo che ci dava. Ma non ho bisogno di conforto. Mi sembra strano che diano una missione così difficile a... in un momento in cui tu nel gioco non la puoi fare. Quindi pazienza, abbiamo perso più che altro tempo. E quella è la cosa che mi dà più fastidio. Però abbiamo mezz'oretta, cerchiamo di... Non ho capito quello che ha detto. Va bene, sono andata avanti velocemente. Aspetta, 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 scendi. Momento. In secundis. Bene, prendetelo pure. In certi punti si passa solo con il chocobo. Alcuni sono qui vicino. In questi passaggi riservati vedrete tante orme. Ricordatelo, potrà tornarvi utile. I passaggi del chocobo in questa pianura portano alle miniere di N. Però state attenti, è pericoloso. Dopo quello che abbiamo passato... Non ci sconfifferà più niente, non ci scombussola. Allora, quindi. No, non voglio scendere al chocobo, scusate. Ecco, qua è spuntato un Garif tra le altre cose. Almeno questa musichetta mi conforta. Questa musichetta mi conforta. Da questa parte non ci si può andare? Non ci va? Pensavo fosse qua che dovevamo andare. No, lista dei ricercati, Dio santo, perché sbaglio? Dove dobbiamo andare? Ok, siamo andati un po' troppo avanti. Prateria della Brezza dobbiamo andare. No, non voglio scendere. Voglio correre. Ciao, Garif. Ah, Prateria della Brezza è questa. Dove diamine dobbiamo andare? Io non ne vedo orme. Ah, queste sono le orme, ok. Ok, ok, ci siamo. Era più vicino di quanto pensassi. Ma guarda dove siamo. Ok, è scaduto il tempo del chocobo ovviamente. Quindi possiamo scendere. Questo chocobo ha perso i suoi compagni e si sente solo. Sembra disposto a farti salire. No, per il momento no, grazie chocobo. Allora. Esploro 2 secondi. Perché è giusto esplorare.
145 kill, ok. C'è qual quadra qui? Nope. Poi ci sono altre impronte di Chocobi che potrebbe servirci. Ora lo prendiamo il Chocobo, Secondino, che sono curiosa di vedere se c'è altro. Ah no, quella è dall'altra parte, ok. Sì, voglio salire, grazie. Ok, quelle mi sa che sono le miniere, però prima di andare alle miniere voglio vedere qua. Ah, ok, no, è una scorcia. Va bene. È una scorcia, va bene. È tempo, scendi dal Chocobo, sì. Passiamoci questi 20 minuti. Drakuroa no kenkyuin desu. Doushite konna basho ni? Douse roku demo nai kenkyu sa. Scorciatoia, ragazzi, scorcia. Non era difficile. Andremo, 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 andremo. Vediamo un attimino. Le miniere di Henne. Di Henne, penso che sia. Si legga Henne e non Henne. Dunque, ciao. Noi ci conosciamo. Ci conosciamo piuttosto bene. C'è quel quadra qui, c'è qualcosa? No, non c'è niente, ovviamente. Ma ovviamente non c'è niente. Ormai sto capendo il Blodes in un certo qual senso. Non so se era un coso nuovo questo, non ci ho fatto caso, però vabbè. C'è un punto esclamativo. Dov'è il punto esclamativo? Ah, forse da quella parte, dalla parte interna. Ah, no, era di smistamento. È chiuso dall'altro lato, va bene, ok. È chiuso dall'altro lato, va bene. Questo immagino sia appunto un vicolo cieco. Questi mi sa che sono nuovi però, eh? Red Bat, sì. Questi sono nuovi, tra le altre cose. Abbiamo fatto il re magno in realtà pure, eh? Mentre c'eravamo poteva... guarda dove erano i Garuda, sempre là dentro, allora i pezzi di... Pezzo. I Red Bat. Ce ne vogliono un pochino di Red Bat, eh? Che cos'è questo? Non ci possiamo andare, però c'era un qualcosa. La luce sul pannello di controllo corrisponde al colore dei cancelli chiusi. Se premete l'interruttore si aprono i cancelli del colore della luce. I cancelli blu e rossi non si possono aprire contemporaneamente, studia bene il percorso perché i cancelli sono collegati. Il motto della settimana: lavoriamo in sintonia con zero incidenti. Esercito Imperiale, Ufficio Risorse. Questo non capisco di che colore sia. Ok. Questo comando può azionare il cancellazione, il comando. Ok, si è aperto quello. Da dove avrei dovuto capire che questo è un cancello rosso?
Bella domanda. Ti sei fatto una domanda, Bloody? Risponditi da sola. Ok. C'è un Fatman? Ah no, è un coso. È un povero Cristo. Mi sono trascinato fin qui. Attenzione, è ancora nelle miniere. Che cosa? No. Che cosa è ancora nelle miniere? Uomo. Uomo, cos'è ancora nelle miniere? Simone. Allora, le live del venerdì mi piacerebbe tanto, Xanx, ma io il venerdì lavoro fino alle 8. Diciamo che dopo che uno lavora fino alle 8 non è che ha tanta voglia di mettersi a fare una live. Quindi non saprei. Io le live del competismo le vorrei fare quando poi abbiamo completato il gioco e quindi ci manca solo appunto fare quelle che sono le cose secondarie, anche perché appunto non penso che il gioco pretenda che tu già faccia completismo subito. No, intendo una chiamata su Discord. Ok, va bene, quella si potrebbe anche fare. Ah, ok, perfetto. No, allora quello si può fare più tranquillamente. Quello si può fare più tranquillamente. Allora, intanto vediamo dove ci sta portando il cuore delle carte. Anche perché poi mi devo andare a fare una doccia, ragazzi. Ho bisogno di una fottuta doccia. Riuscirà Bloody a trovare un punto di salvataggio? Per sentirsi più tranquille al sicuro. Ok. Mi dispiace che ci siano state. Perché scritto è un pochino complessa la cosa. Sì, ho notato che comunque poi vado a perdere i messaggi, me li devo ritrovare, quindi. Comunque sì, è normale che una chiacchierata sia più agevole. Scheggia Dark. Per quanto riguarda le prossime cose da portare, ancora è presto perché penso che ancora mancherà un sacco a questo gioco. Non penso che siamo nemmeno a metà. Non penso che siamo nemmeno a metà. Però c'ho tante cose da volervi portare. Mannaggia. Mannaggia. È un peccato avere così poco tempo. Scheggia Dark. Che cos'è quel coso? Che cos'è quel coso? Ah, è quel coso che ho battuto già. Melissa? Melissa? No, Incubo si chiama questa. E vabbè, lo chiamo lo stesso, non ci fa niente. Ciao, Incubo! Ciao, compa. Perfetto. Perfetto, andiamo da questa parte. Fatto questo, cerchiamo di schivare questa trappola, ragazzi, mi raccomando a voi. Deficiente, Larsa. Meno male, ho detto mi raccomando a voi, ok? Che cosa abbiamo visto che c'è? Ah, forse qua dietro, sì. Scheggia Dark, va bene, va bene, va bene. C'è qualquadra qui.
Molto creepy comunque questa parte. Molto creepy. Ciao incubo. Ci si rivede. È un incrocio fra un cavallo e una medusa, praticamente, sto coso. Sarebbe un peccato non attivare questa trappola. Esatto, porca puttana, Larsa. Cosa ti cresco a fare? Ok. Comunque qua sono ovviamente alla nostra portata, fortunatamente, quindi possiamo andare tranquilli. Ok, c'è qua squadra, sì. Una scheggia antima, va bene, va bene. Torniamo indietro. Saliamo, oh sì. Due incubo. Aio. Comunque è utile Penello, raga. Possiamo dire tutto quello che volete, ma Penello è veramente utile. Il mago bianco nel party. Perfetto. Abbiamo fatto tutto, sì, ne? No, per questo non ci siamo saliti qua sopra. Ah, allora siete stronzi! Ma io me la prendo lo stesso. Larsa, non ti permettere! C'è altro qui? No, mi pare di no. Sì che c'è qualche altra cosa. Ah, un mimic! Elettra Arachne. Va bene, dai, tanto sei. Si muerte. Se legge la descrizione degli incubi, mi sa che le dice perché sono così. Ok, lo leggeremo non appena abbiamo tutti gli incubi. Allora, Red Battle li abbiamo fatti. Incubo ne mancano tre. Il tempo che facciamo questi tre incubo e li leggiamo. Leggiamo tutti quelli che abbiamo fatto in realtà. Qua ce ne sono altri due, il che mi rende una persona molto felice. Ah, si è duplicato. Ah no, si è spostato. Grazie per il lux. Ok. Qua c'è qualquadra per me. Non c'è nulla, va bene. E là c'è il terzo incubo. Quindi adesso li leggiamo allegramente. Io ho saltato bellamente quella... quella porta. Ora ci torniamo, eh. Oramai che abbiamo fatto il giro, giriamo. Perfetto. Che cosa è successo? Il bat. Ok. Perfetto. Là c'è un tesoro per noi. Spezza ossa, mi sa di arma, spezza ossa. Allora, leggiamo diario del clan, il bestiario, possiamo leggere il re magno, che è ovviamente un vegetale, un molvoro, guardate quanto è brutto con le sue, con i suoi paffi. Molvoro che ha raggiunto il limite di sviluppo senza cedere il passo alle generazioni più giovani. Con il passare degli anni, la superficie del corpo è diventata talmente dura da fossilizzarsi. La corona che porta è ornata di tante pietre preziose quanti i suoi anni, e la grande maestosità si addice al suo nome. No tecnica, che vuol dire no tecnica, Xanx?
Appunti di ricerca. Gli studi sull'alito mefitico sono terminati senza che un metodo di neutralizzazione venisse scoperto, ma le ricerche hanno portato alla creazione di una serie di profumi e deodoranti. I ricercatori, inoltre, ingaggiati da industrie cosmetiche, sono a tutt'oggi immersi negli studi sui cattivi odori. Nessuno sospetterà che quel buon profumo che fa impazzire tutti sia stato creato proprio grazie al liquido mefitico. Ti devo dare una notizia, ricercatore. Esiste il fiocco. Spezzaosta è una tecnica. Ah, ok. Grazie, Xanx. Vediamo gli incubo. È un magicoide incubo, mostro equino originario delle foreste più fitte. Per il temibile apparato di tentacoli serpiformi, è una creatura da incubo. All'apparenza potrebbe sembrare erbivoro, ma la posizione degli occhi e la muscolatura sono molto simili a quelle dei carnivori. Ha anche aguzzi denti con cui fa a pezzi la preda. È estremamente aggressivo e tenace. Pare che se offeso non rinunci all'inseguimento per nessun motivo. Guida di Ivalis. Molte sono le regioni inesplorate di cui si sente a volte parlare, ma riguardo alle quali si sa poco o nulla. C'è una foresta dove il moscerino e i suoi compagni regnano sovrani. Da qui è difficile uscire per l'assordante rumore di ali che provoca gravi stati confusionali. Per questo il luogo è chiamato Foresta dell'Inganno. Sarà perciò selvaggio evitare. Saggio, perdonate. Sarà però saggio evitare di avventurarsi in questa zona. Le aree incontaminate, infatti, possono essere ricche di tesori, ma sono anche luoghi dove si rischia la vita. Mi farebbe schifo sapere che il profumo è creato dallo sputo di un molboro. Ebbene, è così. Ce lo so poco. Avio mostro, il Dissanguer. Sottospecie di Dissanguer, è ricoperto di squame rigide simili a quelle dei draghi, vive principalmente sottoterra in luoghi asciutti. Il nome Redbud si deve al muso, sempre sporco del sangue succhiato dalle vittime. È anche conosciuto per il potente veleno che può essere mortale persino per un morso di grandi mostro di grandi dimensioni. Gli aviopirati. Nome che indica chi a bordo di un'aeronave domina i cieli in piena libertà. Tutti gli aviopirati svolgono la stessa attività. Ci sono infatti sia cercatori di tesori leggendari, sia delinquenti che assaltano le navi commerciali per depredarle. In questi ultimi anni le azioni cl più clamorose sono diminuite per la severa sorveglianza attuata dall'impero di Arcadia. Non è raro che gli aviopirati abbandonano la loro strada per diventare cacciatori di taglie. Per questo chi continua a seguire la via del cielo lo fa con grande convinzione e orgoglio. Molto molto bene. Andiamo. Sono e 26, ragazzi. Sono e 26. Tutto dovrebbe andare bene, ma no. Non va bene. Che tardi. È un po' tardino. Spero di trovare un punto di salvataggio. Mi dispiace aver perso molto tempo con quel mostro di merda, però pazienza. Kill him. Burn it with fire. Perfetto. Burn it. Vediamo come ci porta questo posto. Ok, level up. Siamo a livello 29 con Penelo, perché ci stiamo avvicinando al nostro traguardo. Baby. Penso che si possa ammazzare, che agra, mangia rocce. Oh sì, si può ammazzare, ok. Amico mio. Crepaci, grazie. Ok. C'era un Zaulolo, come direbbe allora il mio allora nipote, perché adesso è cresciuto, non lo dice più. Il Saulolo. Una scheggia bio. Qui ovviamente non possiamo andare. Datemi un punto di salvataggio, però che palle. Ecco, questa è una cosa che non sopporto tanto di Final Fantasy XII, ovvero che
Il salvataggio è tipo risicato. C'è uno che deve staccare un pochino prima, magari vuole giocare un pochino di meno. Non può staccare. Vado veloce, ragazzi, così torniamo al punto di partenza. Dai, ok. Che cosa è spawnato questo? Schegge energia. Ok. Prendiamo un po' di PEXP. Sì, potrei usare la scacchiera, ragazzi. Difatti adesso la useremo prima di staccare. Però appunto devo trovare un punto di salvataggio. Perché se non trovo il punto di salvataggio io non so dove staccare. Perché fuori non c'è il punto di salvataggio. A meno che non torniamo proprio indietro indietro, salviamo e ci fermiamo qui, facciamo un attimino il level up, poi riprendiamo il gioco e torniamo in un secondo. C'è l'autosave, è vero, ma mi piacerebbe non abusarne. Preferisco, da questo punto di vista, giocarlo come se fosse il gioco normale. Già mi sto facilitando, diciamo, un pochino la vita con questi velocizzini tattici. Qualcuno ha superato il livello, il che mi rende molto felice. Mi curi, grazie. Perfetto. Siamo tornati al punto di partenza. Si moltiplicano come gli schifidi che sono. Oh no. Please kill him. Ah, mi hanno confuso con co eh sì, vabbè, domani. Ah, uno è morto, via. Eh sì, vabbè. Quanti? È una trappola. 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 Alt blocks. Alt blocks. Aiuto, non ci vedo più. Dai, forza, ammazziamo. Oh, ok, questo è andato. Dai, forza, che c'hanno poche vite, dai. Questo è andato. Dai, forza. Questo è andato, dai. Come minimo devo aver fatto tutto quanto il coso, nel bestiario. Dove essere. Ok, è andato. Kill this. This maledetto. Che cacchio! Ma quanti? Oh! Avete finito? Grazie. Hanno finito. Ok. Ora, come minimo, mi avete fatto
il bestiario, come minimo, di quanti vi ho ammazzato. Ah, ok, va bene, meno quello. Gelatina è un budino molloide, sottospecie di budino il cui corpo è ricoperto da una sostanza gelatinosa brillante, predilige i luoghi con molti macchinari e apparecchi che, quando in funzione, sono per lui uno stimolo alla riproduzione, che avviene per scissione. Le città e le case degli Yuma, essendo il suo habitat ideale, presentano notevoli rischi di infestazione. Attualmente sono registrati più casi di città completamente invase. Le miniere di N. Miniere di cristallo situate nella fascia montuosa della regione di Vancouver, diversamente dalle miniere di magnetite nella zona, chiuse per l'esaurimento dei filoni, qui è ancora possibile estrarre vari tipi di della pietra. L'Imperio di Arcadia ne possiede i diritti di estrazione e le miniere sono strettamente sorvegliate in quanto di vitale importanza per ottenere la magirite senza bisogno di alcuna mediazione. Te capì? Te capì. Qua sotto non ci poteva mannà. Eccoci. Che ore sono? È 35. Dai, un altro pochino rimango. Dobbiamo recuperare un po' di... Ok. Qua mi sa che siamo chiusi. Ehi, 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 ehi. Fatti calmini. Ok. Intanto stiamo prendendo robe. Perfetto. Ok. Salve. Che cos'è? Eh sì, vabbè, però anche voi. Balti è il livello 30, siamo delle persone simpatiche e felici soprattutto. Una mappa. Ok. Vogliamo un punto di salvataggio. Paraponzi ponzi pon. Mi sa che in quella cosa là sopra. Paraponzi ponzi pon. Ora ci proviamo ad andare. Ovviamente torniamo indietro. Abbiamo fatto praticamente il giro. Quindi tecnicamente noi dovremmo andare da questa parte. Dentro le miniere ci sono aree soggette alle installazioni tossiche e ricevere le cure adeguate in caso di contaminazione. Il motto della settimana: la salute innanzitutto, esercito imperiale, utilizzo risorse. Aperta quella, va bene. Allora, tecnicamente stavamo andando giusto da questa parte, cioè quella è una parte chiusa completamente. Ci deve essere un qualche meccanismo lì. Vediamo, mette il velocizzo, ragazzi, così arriviamo rapidi e lesti. 38 già. Ok. Perfetto. Bene, andiamocene di qua. Ok, abbiamo 20 consecutivi, ne abbiamo fatti di sti cosi. Ok.
Cerchiamo di prendere Pekshle per quanto possibile. LP ne abbiamo a buttare oramai. Ok. Ok, non è andato. L'altro è andato pure. Tecnicamente dobbiamo andare da questa parte. Ok, corri. Ok, fortunatamente cadono abbastanza agilmente. Al di là di tutto. Ok. Saliamo. Ci siamo quasi per arrivare dove eravamo prima. Ci sarà un qualche meccanismo da attivare, io ne sono sicura. In un certo senso è quasi un bene che siamo tornati indietro. Non siamo andati dritti per dritti. Ecco dove non siamo andati. Andiamo da questa. Ah no, siamo andati in realtà dritti per dritti. No, forse no. Ciao tipo. Ok. Ci siamo. C'è la calma e la virtù dei porti. E noi ne abbiamo parecchia. Ok, zanna ricurva, ovviamente qui non ci si può andare. Là c'è quel quadro. Ok, perfetto. Qua c'è quel quadro. Voglio un salvello, voglio un salvello. Datemi un save. Ok, questi sono i mimic, ok. Questi sono due mimic sicuro. Ok. Va bene. Questo è chiuso. Giriamo da questa parte. Facciamo il giro. Prima di andare ovviamente dalla parte dove penso ci sia il salvataggio, facciamo il giro lungo là sotto. Ok. Perfetto. Imose. Dai, siate veloci a killare questi qui, su via. C'è un niente. Ok, ah ce n'è un altro qua dietro. Ok, non l'avevo notato, questo era andato dietro. Un altro quadrato della morte. Gente morta. Gente morta. Allora, prima di andare dalla gente morta, mi sa che dobbiamo tornare indietro. Torniamo indietro, veloci, veloci, veloci. Corri, 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 corri. Se c'è gente crepata significa che da qualche parte si sta andando avanti.
Oh, non ci possiamo andare, quindi comunque si doveva andare da quella parte. Ok, va bene, stavo scherzando. Stavamo scherzando. Tanto scherzando. Ok. Oh no! Di nuovo, di nuovo no, di nuovo no, ragazzi, di nuovo no, dai, 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 basta. È la Madonna! Aiuto, aiuto. Ma sì, Ecco. Sto dicendo aiuto, aiuto, aiuto. Oggetti, panacea. Panacea, cosa ti finisce? Scusate. Sì, ma magari attaccare Fran, no? Ah, perché stava cercando di fare energia. Oggetto coda di Fenice su Penelo, grazie. Attacca, tu devi solamente attaccare. Oddio, non ci vedo più. Aiuto, mi hanno chiuso. Mi hanno chiuso, ragazzi, mi hanno chiuso. Mi hanno chiuso. Sono troppi, ragazzi, sono troppi. Guarda, guarda lì quanti sono. Oggetti, coda di Fenice su Penelo. Penelo, ti prego, Dio santo. Ah, perché l'arsa non sta. Ah, beh, sono anche io un po' scema, eh. Sono anche io un po' scemunita, eh. Oggetti, coda di Fenice, Baltiel. Ok, uno è andato, forza che ce la possiamo farcela adesso. La Madonna, quanti. Ce la possiamo. Guardate quanti sono, sono tantissimi. Non ho mai visto in un'arena così tanti nemici assieme. E poi quando fanno così non li sopporto così, eh. E non fanno vedere un ciufolo. Ok, quello è andato. Sì, ma ne arrivano più di quanti ne ammazzo. Ne arrivano più di quanti ne ammazzo. Ne arrivano più di quanti ne ammazzo. È allucinante sta roba. Ok. Abbiamo fatto un livello, il che ci rende molto fieri. Dai che stanno finendo, dai che ce li abbiamo in pugno, dai che li abbiamo ammazzati, forza. Ok, dai che li abbiamo dati in pasto a chi so io. Sì, Baltel, magari avvicinati, perché se non ti avvicini mi sa che non li prendi con il fuoco. Ah no, li prendi lo stesso, ok. Ah, ne sono usciti altri due, ma vabbè, dai. Ci credo che muoiono come le mosche, comunque, ce ne sono troppi. Allora, si sta sdoppiando, no, ok. Ok. Ah, sono finiti. Ah, un oggetto che fa danno fuoco. Sì, lo so che c'è oggetti che fanno danno fuoco, però non c'è bisogno.
Ok. Ci siamo? Siamo tutti molto calmi? Siamo tutti molto calmi. Siamo tutti molto molto calmi. Io non capisco dove devo andare. Se... Allora, qua non cambia nulla, quindi tecnicamente azionando questo dovrebbe cambiare da qualche altra parte. A sto punto. A sto punto deve cambiare da qualche altra parte. Velocizzo. Vabbè, questi devono ammazzare, che c'è sto tipo. Ok. Level up come se piovesse. Perfetto. Ah no, ancora c'è questo tizio. Ok. Facciamo molto veloci. Il più veloci possibile. Tecnicamente adesso mi si dovrebbe essere aperto quel coso lì, visto che non possiamo andare da nessun'altra parte. È l'unica via che ci rimane. È l'unica via. The last via. Forse dobbiamo fare tutto il giro. Alziamo i mimic che questi servono. Ok. Elettrarachne. Non dobbiamo andare da questa parte, dobbiamo andare... No, qui. Sto sbagliando tutto. Ecco, ora si è aperto qua, perfetto. Oddio, sono le 18:50, eh? Stiamo andando un pochino oltre. ルース魔石公の者とよく似ています。ドラクロワはあなたが魔石庫を探しているんでしょうね。解放軍が動けばビエルバさんの上質な魔石を輸入できなくなります。あの子なの？でもこのミストはミュリ。 Che problemi ha? Benissimo, e con questo cliffhanger della tipa che ha problemi seri però, noi ci fermiamo, visto che c'è anche il punto di salvataggio, leggiamo giusto questo. Avvertenza numero 2. In caso di presenza di mostri, gli operai sono tenuti a mettersi al riparo e evitare ogni combattimento. Il motto della settimana, non fare l'eroe, è gambe in spalla. Esercito imperiale, pugio risorse. Allora, vediamo se c'è nel... non nel mappamondo, scusate, nel diario del clan qualcosa che ci può interessare e chiudiamo. Allora, mi mancano questi due che farò sicuramente una volta chiusa la live, in modo tale che ce li troviamo. Mi dispiace per questi li faremo più avanti. Lo tolgo dal coso perché non ho tempo e voglia di farli, quindi farò questi due, Elettraracne che sono qui vicino. E niente ragazzi, noi mi dispiace tantissimo per l'inizio della live, purtroppo la guida mi dava un suggerimento, un tips che però noi non possiamo fare perché evidentemente siamo troppo scarsi. Lo faremo più avanti, non ci sta altro che fare. Noi ci rivediamo sempre qui su Final Fantasy XII sabato prossimo, a meno che non ci siano dei cambi di programma che eventualmente faccio sapere più o meno su Discord. E niente, direi che ci possiamo salutare. Vi ringrazio di essere rimasti nonostante tutto, siamo andati un pelino più avanti nella storia, ma piano piano lo finiremo sto gioco, quindi... Ce la dobbiamo farcela. Vi auguro un buon sabato. Ciao ciao!